Juventus-Milan, partitissima della 28ª giornata in Serie A. I rossoneri di Arrigo Sacchi guidano la classifica, i bianconeri di Zoff sono in gran forma, galvanizzati dal successo esterno di Coppa UEFA con l'Hamburgo. Squalificati il milanista Rijkaard e lo juventino Casiraghi, i due allenatori aggiusteranno così le formazioni. Milan con Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costa Curta, Franco Barisi, Donadoni, a rientro, Ancelotti, Van Basten, Evani e Massaro. Juve con qualche dubbio, soltanto domani mattina si saprà se Zavarov sarà della partita, in alternativa Alessio, mentre Fortunato non è ancora pronto. All'andata fu 3-2 per il Milan, ma in Coppa Italia la Juve ha severamente impegnato i campioni del mondo. Sacchi, con ironia, parla di incontro decisivo. Io l'ho detto un tempo di tra i miei giocatori, uno si è messo a ridere, mi ha detto: mister, sono 5 mesi che per noi ogni partita è quella importante. Ed è vero, e dobbiamo essere bravi in questo, dobbiamo avere delle volontà straordinarie. Nel Napoli, che Bigon dovrà schierare a Lecce, incerto oltre a Maradona anche Careca, ma per entrambi c'è ottimismo. Roma-Sampdoria è anche qui una lunga serie di assenti, dai giallorossi Cervone, Desideri e Giannini ai blu cerchiati Cerezo, Vialli. L'Inter a San Siro affronterà il Verona col probabile impiego di Cucchi al posto di Bianchi, mentre Mandolini dovrebbe essere in campo. Molte le sfide salvezza, con in primo piano Ascoli, Cesena e Udinese, Cremonese. Il Genoa ospiterà il Bari. Completano il quadro della giornata Atalanta-Lazio e Bologna-Fiorentina.